Eracleon, luoghi e città dedicate ad Eracle, Ercole, in Italia ed in Grecia. Eracle, dal greco Iraklis, Eracles, risulta composto da Era, la romana Giunone, moglie del sommo Zeus... Ecleos, gloria, fama. Quindi etimologicamente Eracle significa gloria di era. Eraclion, Eaclion, in latino Heraclius è il luogo dedicato, consacrato alla presenza del semidio Eracle. Gli Eraclion, Eraclion in Italia. All'Acqua ah, l'acqua menodischia, l'antica Pitecus e Euboica calcidese. Poi Via Eraclea, sul litorale di Pozzuoli, Napoli. Terzo, Ercolano, Herculaneum, cittadina alle falde del Vesuvio, Napoli. La città di Eraclea, al confine tra Puglia e Lucania, Basilicata. In Sicilia Eraclea Minore, gli Iraclion nel mondo greco, Iraclio Critis a Creta, certamente l'Iraclio più importante, Iraclias Ilias in Elide, Peloponneso, Iraclias Erron nella Macedonia Anatolica, Iraclia, piccola città delle Cicladi, Nea Iraclia nella Calcidica. E poi nell'area metropolitana di Atene c'è il comune Dimos Demos, che si chiama Neo Iraclio, la clava di Ercole, Clava, in latino clava, in greco Ropalon tu eracleus, in tedesco coile in inglese club. Nella sua forma più semplice, la clava è un bastone, con a volte una estremità leggermente ingrossata e viene usata quale arma da getto o da colpo. È la clava bastone. La clava è principalmente l'attributo preferito di Ercole il quale se ne serve come di un'unica arma in tutte le sue principali fatiche. Ma è anche l'attributo di Teseo. La clava di questi eroi mitici è un bastone nodoso assottigliato all'impugnatura e notevolmente ingrossato all'estremità opposta. Nel medioevo la clava primitiva si trasformò da arma terribile nel combattimento, corpo a corpo, in mazza ferrata e martello d'armi, e diede anche origine allo scettro ed al bastone di maresciallo, simboli di comando nel mondo moderno. Eracle e i Cecropi, le avventure secondarie di Eracle. La metopa di Selinunte in Sicilia ci presenta e descrive molto bene Eracle che trascina via i cecropi catturati ed incatenati. Eracle catturò i cecropi o con metatesi consonantica i cercopi, i due fratelli briganti e spergiuri che passavano il tempo a rapinare, a fare i pirati lestofanti, ad ingannare i viantandi in mille modi e a non rispettare i doveri di ospitalità. E li cacciò prima in Oriente ad Onfale e poi in Occidente, nella Pitecussa i Calcidese. La patera retina custodian numina, 30 a.C., i Numi, le divinità romane ad Heraclion, Heraclius, l'Accoameno d'Ischia, dagli scavi archeologici di Santa Restituta. Riporto da Don Pietro Monti, Ischia, archeologia e storia. Anche se non conosciamo i nomi delle divinità del preesistente tempio romano, sicuramente vi dovevano essere venerati i numi. A questi dei tutelari si riferisce lo squarcio di un'epistola incisa con lo stilo in corsivo pompeiano, vedi foto, sul fondo di una patera aretina. È come un biglietto scritto a mano, mandato dal continente, forse dai parentes, ai curatori del tempio, forse dal pontifex, alla casta sacerdotale isolana. Si tratta insomma di personaggi residenti all'Acquameno che vengono invitati a fare presto ritorno. In modo particolare desideratissimo è Giulio Iulium dent sevenire hic omnibus modis. Ma quello che interessa particolarmente alla nostra trattazione è la seconda parte dell'epistola, in cui si richiama al culto dei numi venerati in loco. Un culto che non venga trascurato alla partenza di Iulium ed altri. Si affidi la custodia e a non leggibile Silerem perché ne curino la vigilanza. Custodian numina, custodiscano gli dei tutelari del luogo». Questo prezioso faramento con graffiti, rinvenuto nelle vicinanze del tempio, in loco qui dicitur Heraclius, rappresenta la più diretta testimonianza intorno alla destinazione del luogo sacro, dedicato sicuramente fin dal 30 a.C. ai Numi come balza dalla vigorosa espressione custodiant numina custodiscano i numi le divinità tutelari la patera o patera che dirsi voglia è un utensile usato dagli antichi romani nei sacrifici a foggia di bassa scodella senza orlo né anse per raccogliere il sangue delle vittime o per le libagioni sacre. Riflessione sui numina: questo termine latino, numen numinis, neutro di terza declinazione, è vocabolo fascinoso e denso di significato. Viene dall'originario greco neuo e poi dal verbo latino nuonuis nuere, annuire, accennare, ed esprime con il semplice cenno del capo la volontà della divinità, il suo ordine e comando, supremo e definitivo. Il volere divino non ha bisogno di parole volanti. E potenzialmente ambigue. Alla potenza divina che governa il mondo e gli uomini basta un cenno del capo. Per dirla con il dialetto ischitano, basta Tzannakià. Quindi, sin dall'antichità, noi sappiamo dalle rilevazioni archeologiche che quel luogo, Heraklion, Heraclius in l'acqua meno dischia, era dedicato alla custodia delle divinità, custodian numina, prima i numina pagani e poi a Santa Restituta, la santa martire cristiana. Santa Restituta arriva a Dischia e viene sepolta in loco qui dicitur Heraclius, nel luogo che è chiamato detto Eraclio. Riporto da Don Pietro, Ischia Archeologia e Storia ed Ischia Alto Medievale. Leggo, possiamo ancora ritenere come valida la felice congettura del nostro Mazzocchi che nel commentare la frase con cui la Passio Sante Restitute dice che, giunta in quest'isola, il corpo di Santa Restituta fu sepolto in loco Qui dicitur Heraclius, nel luogo che viene detto Heraclio, e propone di vedere. In fondo a queste parole la voce Eracleion, Heraclium, luogo sacro ad Ercole. Tuttavia qui, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella marina di L'Acquameno, un'antica erma di Ercole è adoperata a reggere la pila dell'acqua santa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Fra i casali altomedievali meglio documentati dell'isola maior, appare quello di Heraclius, posto nell'area del centro storico del comune di Lacquameno. Un punto costante di riferimento che, soprattutto con l'avvento del cristianesimo, assume decisamente una funzione egemonica. Il luogo è ricco di testimonianze archeologiche. La cultura romana di detto luogo, denominato Heraclius nelle carte benedettine dell'undicesimo secolo, si può ravvisare nell'agenza autorevole che frequenta la zona, con duces di quatri remi, mercatores che fanno circolare la moneta, naviculari esperti di navigazione, figulini e vasai locali, esperti lavoratori dell'argilla e negoziatores di ceramiche provenienti dalla Tunisia, dall'Algeria e dall'Oriente. La facies del tessuto urbano alto medievale di Heraclius si snoda in tre momenti particolari. Primo, l'arrivo del cristianesimo. Secondo, il trasporto da Cartagine delle reliquie di Santa Restituta, patrona dell'isola di Ischia. Terzo, le drammatiche incursioni dei saraceni. Santa Restituta, la vita ed il culto. Santa Restituta era originaria di Cartagine. Formatasi alla scuola di San Cipriano Vescovo, fece parte del gruppo dei martiri di Abitina, Martires Abitinenses. Durante la decima persecuzione anticristiana ordinata da Diocleziano nel 304 d.C., un folto gruppo di cristiani continuarono a riunirsi nella città di Abitina, nella casa di Ottavio Felice, per celebrarvi il rito eucaristico. Detto Dominicum, sotto la guida del presbitero Saturnino. Una cinquantina di loro venne sorpresa dai soldati romani, furono arrestati, interrogati e trascinati in catene a Cartagine. Il 12 febbraio del 304 d.C. subirono l'interrogatorio rituale alla presenza del proconsole Anulino e, riconfermata la loro fede, vennero condannati a morte. Fra loro c'era anche Restituta. Tardive passiones medievali. Ne hanno descritto il processo, la condanna ed il martirio della Santa, che, stremata dalle torture, fu posta su di una barca carica di stoppa, intrisa di resina e pece. Quando fu portata al largo dai carnefici e data alle fiamme, Santa Restituta rimase miracolosamente illesa, mentre il fuoco annientò l'altra imbarcazione con i suoi occupanti. Restituta ringraziò il Signore, castigo degli empi, ed invocò che un angelo l'accompagnasse durante la traversata. Esaudita, riconoscente, Domandò di accedere alla pace eterna e si serenamente spirò. Una tradizione ultramillenaria narra che la barca, guidata dall'Angelo, approdò all'isola di Enaria, oggi detta Ischia, situata di fronte al Golfo di Napoli, toccando terra nella località detta Adripas oggi la baia di San Montano all'acqua meno di Schia. Viveva in quel luogo una matrona cristiana di nome Lucina. Lei, avvertita in sogno dall'angelo, si recò sulla spiaggia dove trovò l'imbarcazione arenata ed in essa il corpo intatto e splendente di Restituta. Radunata la popolazione, venne data solenne sepoltura alla martire nel luogo detto Heraclius. in loco qui dicitur Eraclius, alle falde dell'attuale Montevico, dove sono conservati i ruderi di una basilica paleocristiana e dove sorge il santuario dedicato alla Santa. La leggenda racconta che, quando la barca toccò la spiaggia di San Montano, per miracolo questa si riempì di gigli bianchi, i gigli di Santa Restituta. Il culto di Santa Restituta. La diffusione del culto di Santa Restituta in Italia e nell'Europa meridionale è storicamente legata alla persecuzione vandalica del 429 d.C. in Nordafrica, ordinata dal re Genserico e descritta nelle pagine di Vittore di Vita. Nei vari luoghi dove trovarono rifugio gli esuli cartaginesi ebbe origine la devozione alla martire africana». L'Acqua Menodischia, Napoli, Cagliari, Palermo, Calenzana, Montalcino, Borbona ed Oricola. A Napoli il culto di Santa Restituta è attestato da diversi documenti, a cominciare dal calendario marmoreo. 847-849, e nella Cappella di Santa Maria del Principio sono conservate in un'urna sotto l'altare le reliquie più importanti della Santa Africana portate a Napoli dall'Acquameno di Schia. La su bai che rumeni e lontan, e se santo rodo e sti pianta, uccidi s